Contro la Fidelissandria. Serve alla squadra Maranto a riconquistare un pizzico di fiducia in più e a rallegrare l'ambiente, ma serve soprattutto a fare tre balzi avanti in classifica, toccando così quota 12 nel pieno della bagarre playoff, anche se è davvero troppo presto per parlarne. A mettere i sigilli sul confronto con la formazione pugliese, che da parte sua ha sprecato tanto, ci hanno pensato nel finale del primo tempo Bianchimano, al primo centro stagionale dimostratosi ancora una volta elemento di peso. E poi nel finale di gara Nicolas Di Filippo, approfittando anche della superiorità numerica per l'espulsione di Croce all'ottantesimo per comportamento antisportivo. Regina che cancella così, anche se con un po' di fatica, le due sconfitte consecutive subite nel derby col Cosenza e poi col Trapani.